Aridia, il pianeta perfetto. Mi serve un terzo cuore da aggiungere alla mia collezione. Non vorrai tentare di conquistare un'altra volta il cuore della Terra? No, non mi serve la Terra. Ogni mondo ha un suo cuore mistico. E per fortuna in questo mondo non ci sono guardiane. Mostrami il cuore di Aridia! Devo assolutamente averlo, deve essere mio. Siamo all'ultima vasca ed è in testa Will Bandom della Sheffield. Anderson della East Heatherfield vince la gara di oggi dei 200 metri stile libero donne. Will Bandom deve accontentarsi del secondo posto, che peccato. Ah, il terzo posto va a Lisa Coletti della East Heatherfield. Sei stata fantastica. Matt, non sapevo che fossi qui. Non ti avevo mai vista nuotare così bene al campo estivo. Oh, sai, con i braccioli è difficile andare veloce. Ehi, Will, ce l'avevi quasi fatta. Peccato solo che poi... Scusa, stai parlando con me o vuoi continuare a fare i complimenti alla mia avversaria? Beh, non volevo offenderti. È soltanto una vecchia amica, tutto qui. Ti ha gareggiato contro la tua ragazza. Non male per le qualificazioni. Ma nella prossima gara devi arrivare prima per vincere la medaglia d'oro. Ciao, Matt. Ma perché ho la sensazione di avere già perso? Coraggio, Will. Il secondo posto è un ottimo risultato. Dai, assaggia, te lo sei meritato. Grazie, non ne ho voglia. Forse è l'emozione per la vittoria. Arrivare secondi non significa certo vincere. Chi perde arriva secondo. E ultimamente ho accumulato solo fallimenti contro Mandy e contro Nerissa. E in algebra? No, quella sono io. Finalmente avevo il sigillo di Nerissa e non sono riuscita a tenerlo. È tornato da lei. Non è colpa tua. Mi è successa la stessa cosa con il cuore di Meridian. D'accordo, lo so. È capitato anche a Cadma, ma... Ci sono! Hai un'idea? Se non riusciamo a prendere il cuore a Nerissa è a causa del cuore di Meridian. Prenditelo. Nerissa ha ingannato Ilion per farsi dare il cuore. E il sigillo non è altro che il cuore rafforzato dall'energia di Zamballa. Solo l'erede al trono di Meridian può riprendersi il sigillo senza il permesso di Nerissa. Ma Nerissa tiene prigioniera Ilion nel sigillo. Tu sei solo... E se lei è l'unica che può riprenderlo? No, non è l'unica. Finalmente il cuore di Meridian adesso è nelle mie mani. Questa idea non mi piace affatto. Non abbiamo scelta. C'è un altro erede vivente oltre a Ilion che può salire sul trono di Meridian. E solo lui può strappare il potere a Nerissa. Principe Phobos. Guarda chi c'è. Come mai quell'aria disperata? Non preoccuparti di questo. Ti proponiamo un accordo. Avrai il perdono e la libertà totale, ma a due condizioni. Primo, ci aiuti a prendere il sigillo di Nerissa. E secondo, giuri di ridare il potere a Ilion e a Cadma e di non usarlo per i tuoi scopi. Devo dire che quella strega e io non siamo in buoni rapporti e in effetti ultimamente ho molto tempo libero a disposizione. Non farlo, mio signore. Quel potere ti spetta di diritto e non dovresti scendere a compromessi per averlo, né piegarti ai voleri di questi traditori. Sarebbe indegno. L'ho trovato. Ecco qui il cuore di Aridia. Il tuo attaccamento mi commuove, Raitor, ma anche questa squallida cella è indegna. Ho sopportato tutto questo per troppo tempo. Allora giura sul potere del cuore di Kandrakar e sarai libero. Giuro sul potere del cuore di Kandrakar di non usare il sigillo di Nerissa. Sei soddisfatta? Uno degli incantesimi si è spezzato. Ma di quale si tratta? Oh no! Sono stata una sciocca. Avrei dovuto eliminare Phobos molto tempo fa. Ma adesso è troppo tardi. Ecco, prendi l'anello, elimina Phobos e chiunque ti intralci la strada. Sì, apprezzo il suo interessamento. Ah. Sì, certo. Ah.
Ah, sì. Sì, certo. Sì, certamente. Le manderemo al più presto tutta documentazione. Folle. Philip! Philip, sì, 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 Philip sarà lì al massimo domani mattina. Grazie ancora, signora preside, e buona serata. Ragazzi, vi presento... ecco qui il nuovo studente straniero della Sheffield. Un po' troppo straniero, ci vuole un guardaroba nuovo, forse potrei trovargli qualcosa. Ah. Stai calma e ammira. Cosa ne dici di questa nuova versione? Sì, per la serie teppista in vista, a me non convince affatto. Per Blanca è strano. Per Blanca è molto strano. Nerissa potrebbe attaccare in ogni momento. Perciò sei stato messo nel programma di protezione testimoni. Vivrai a casa mia. Ma che gioia. Metta i poteri di Shagon e ti terrà al sicuro. E soprattutto d'occhio. Tenuto conto che non ci fidiamo affatto di te. Oh, mia madre! Blanca, nasconditi. Caspita, ragazzi, questo posto è diventato il vostro punto di ritrovo. Per favore, buttate via la spazzatura. Non sentite che puzza? Non riesco a capire come abbiate fatto a sconfiggermi. Vi avverto, se dobbiamo tenere d'occhio il principino a lungo, allora dovrete proteggerlo anche da me. Buona fortuna. Ehi, vieni con me un secondo. Ora non sei più al servizio di Nerissa. Sì, e allora? Allora dovresti essere dalla mia parte e non fare il capo della tifoseria di Mandy. Cosa? E da quando tu sei gelosa? Io no, è solo che devi stare lontano da quella ragazza. È un ordine? Ne ho già avuti troppi da Nerissa. Non ne voglio prendere anche da te. Mandy non deve assolutamente vincere. Attenzione, gente! Comincia la 200 metri stile libero donne! E non permetterò che quella mi batta per nessun motivo. Sì, ottimo. Vai, Will! Vai, vai! Siamo all'ultima virata! Quintessenza! Lavandomi in testa, ma la Henderson sta recuperando! Oh, povera Mandy, che sfortuna! E il primo posto va a Will Vandom della Sheffield, davanti alla Henderson e a Lisa Coletti della East Heatherfield, che finisce di nuovo terza. Evviva, hai vinto la medaglia d'oro! Come sei bagnata! Sei stata fantastica! Brava, Will! Già, una prestazione quasi magica. Proprio quel tipo di magia che serve per arrivare alla vittoria. Approvo in pieno. Scusate, ma ora vado a fare la doccia. Ciao, Will. E congratulazioni. Ah, grazie, Mandy. Se non fosse stato per quell'inconveniente... No, hai vinto onestamente e dovresti esserne orgogliosa. Sì, orgogliosa, come no. Non riesco a credere che Will non abbia voluto festeggiare la vittoria. È vero, chi non vorrebbe essere al centro dell'attenzione? Eliminate Phobos e chiunque vi intralci la strada. Proprio chiunque? Questo include anche me! Riparatevi! Intervieni pure quando vuoi! No. Ed esaurire così la mia forza vitale, siete voi che dovreste proteggermi!
Forse non lo sai, ma senza Will le guardiane non si possono unire. Già, che cosa pretendi da noi? Che facciamo da scudi umani? Sì, buona idea. Come no? Fate qualcosa! Ci sto provando! Nonna, fermati! Sei una guardiana! Devi combattere per il bene! Noi siamo guardiane! Così non combiniamo niente! Dobbiamo eliminare il principe Phobos! Ho bisogno di potere! Le abbiamo seminate! Prometti che non lo farai mai più! Dovevo pur far qualcosa. Non riesco a capire come voi ragazzine siate mai riuscite a difendere qualcuno. Forse perché non abbiamo avuto qualcuno che lo meritasse. Si direbbe che non mi apprezzino poi molto. Probabilmente dovrei cambiare la mia strategia. Cornelia, non hai mangiato quasi niente a pranzo. Ti vado a prendere dei popcorn. Oh, grazie. E vai con comodo. Ehi, sentite, ragazze. Credo che quello ci stia provando con me. Avrà qualche rotella fuori posto. Non in quel senso. Ma io lo trovo quasi simpatico. Adora i popcorn. Stiamo per assistere alla finale della 200 metri stile libera donne! Buona fortuna, Will! Grazie, anche a te! Vai, vai, sì, muovi quelle braccia! All'ultima virata in testa Will Vandom della Sheffield! Ma Mandy Anderson tocca per prima! Oh, peccato, la Vandom si aggiudica la medaglia d'argento. Oh, e a Lisa Coletti della East Heatherfield va il bronzo. Le mie congratulazioni, Mandy. No, anche a te. Oggi sono stata solo fortunata. Hai vinto lealmente. Credimi. Ecco la nostra campionessa, complimenti vivissimi. Brava, Will. Oh, eccoti qui, piccolo mio. Il potere di un mondo pronto per essere colto. Il tuo cuore adesso è mio. Ehi, ragazzi, guardate un po'. Mi dona l'argento, voi che ne dite? Certo, solo se ti accontenti dei fallimenti. Non dargli retta, tu sei stata grande. Andiamo a festeggiare con un gelato. Avremo bisogno di una coppa enorme. Guardiane, unitevi! Acqua! Fuoco! Terra! Aria! Quintessenza! Ben, proteggi Phobos! Non ti preoccupare, perché con me lui è al sicuro. Wow, che cosa sono?
sono delle alpi. E allora io uso quello che ho. Grazie, Aileen. Sei la mia bagnina preferita. Questa piscina, io me la ricordo, ci venivo a nuotare. Sta tornando alla normalità. Beh, perché Nerissa non è qui a controllarla. Dobbiamo farla parlare. Cassidy, eri nella squadra di nuoto della Sheffield. Nella squadra di nuoto? Sì, le lumache di mare. Potevano anche darvi un altro nome, che so, le stelle marine o le murene della Sheffield. Avrei accettato perfino le meduse. Eri anche in un'altra squadra. Eri una guardiana. Finché Nerissa ti ha reso un burattino nelle sue mani, ma forse ti posso aiutare. Svegliati, svegliati, svegliati. Sì, sono sveglia. E non permetterò più che Nerissa controlli la mia mente. Era molto tempo che cercavo uno come te. Uno con tanta forza e potere. E anche di bell'aspetto. Mia madre mi diceva sempre che ero speciale. Oh, tu mi piaci molto. Ma uno solido come te concederà mai il suo cuore a una pietruzza in cerca di protezione? Beh, io... Che sta succedendo? Le mie schiave! Tu chi sei? La mamma mi diceva sempre di non fidarmi delle ragazze. Halinor, Cadma, cercate di ricordare. Nonna, torna da me. Ma bene, guarda dove è finita la discendenza reale di Meridian. Fobos è troppo carino per essere eliminato. Non farlo, Nerissa, no! Vattene, Nerissa, o prenderò il tuo potere. Ok, soltanto io non ci capisco niente. E voi che cosa aspettate ad aiutarmi? Muovetevi! Ci spiace, Nerissa, ma non siamo più zombie al tuo servizio. Ma davvero? Vi siete arrese completamente a me. Forse il controllo che ho su di voi si è indebolito, ma non i vostri obblighi. Io sono la vostra signora. E quello che è mio resterà imprigionato nel mio sigillo. Wow, staranno come sardine lì dentro. Acqua, fuoco, terra, aria, quintessenza. Adesso tutti e cinque gli elementi sono miei. Io sono l'unica guardiana che ha questo potere. E voi? Ormai siete spacciate. È scioccante, vero? Tu! Sapete una cosa? A me ne bastava uno. Sì, ma chi saranno? Gocce astrali o Mogrif? E... perché Nerissa aveva tanta paura di me? Ma questo spiega ogni cosa. Non posso crederci. Da quanto tempo avevate preso le sembianze di Phobos? Beh, fin dall'attacco al parco il vostro piano non funzionava. Così ne ho escogitato uno migliore. Quindi non ci hai provato con me? E non hai mangiato i grilli? E Matt non ha baciato Mandy? Cosa? L'hai baciata? Ma perché non ce l'hai detto? Non c'era bisogno che lo sapeste. Così avreste potuto imbrogliare Nerissa. Tanto per quello che è servito. Contavo su di voi per distrarla e non per dargli la vinta. Nessuna di voi ha ciò che serve per raggiungere la vittoria a ogni costo. Già, però hai scordato che a te abbiamo dato una bella lezione, mio caro. E inoltre, una vittoria ad ogni costo non è affatto una vittoria. Non se perdi te stesso per conquistarla. Solo belle parole per giustificare la vostra sconfitta. No, non è stata una sconfitta. Nerissa ha acquisito più poteri.
ma per la prima volta è scappata terrorizzata e a causa nostra.